Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, Alberto Gusmeroli, per parlare della cosiddetta fase 2. Noi la scorsa settimana, quando ci eravamo sentiti, avevamo fatto il punto sul decreto liquidità e anche sul primo decreto Covid, su cui lei stesso era intervenuto in Commissione Finanze quando c'era stato la discussione generale e si erano stati toccati diversi punti della questione. Allora, lei oggi, da sindaco di un'importante città del Piemonte che è Arona, che cosa può dire della fase 2 per come è stata annunciata e programmata e come hanno reagito un po' nella sua città, visto che lei è un sindaco e governa il livello più basso della situazione nel senso positivo, e volevo sapere che rischi intravede nelle decisioni che sono state prese monocraticamente, almeno per il momento, dal Presidente del Consiglio. Ma allora, diciamo che il rischio maggiore che vedo è, se vogliamo, una difficoltà di interpretazione anche di quello che è stato scritto, e poi vedo che non sono state minimamente considerate due cose molto importanti. Uno, che riaprono le attività lavorative, ma i figli all'asilo, al nido, alle elementari, essendo chiuse, non possono andarci. Quindi il rischio che abbiamo noi è che le famiglie in qualche modo portino i figli dai nonni, e sappiamo che tipo di rischio questo può avere, perché i nonni sono, diciamo, le persone potenzialmente più a rischio. La seconda cosa è che non è stato affrontato il tema dei trasporti. Perché per andare a lavorare c'è di mezzo anche tutta la questione dei trasporti, è lasciato un po' al caso, questo è l'aspetto. Poi io dico che sarebbe stato preferibile scegliere le riaperture graduali in funzione della sicurezza che garantiscono le attività economiche, quindi se un'attività garantisce un'attività economica, la sicurezza può riaprire, se invece non la garantisce, diciamo che non potrebbe riaprire. Quindi dal punto di vista nostro della gestione amministrativa, io vedo molta confusione, non un'idea di fase 2 organizzata. Per esempio, non ci sono le linee guida, quindi anche le attività economiche si stanno un po' organizzando sulla sicurezza nei modi più diversi. Noi, per esempio, ad Arona abbiamo incontrato, e sono 3 settimane che incontriamo le categorie e cerchiamo di ascoltarle. Ecco, teniamo in considerazione che questa è una situazione economica terribile per certi aspetti, quindi a fronte delle o riaperture per taluni o non riaperture per altri, non si stanno vedendo gli aiuti economici né alle famiglie né alle attività economiche. Che cosa riprende nel suo territorio a partire dal 4 maggio? Riprendono, come in tutta Italia, manifatture, costruzioni e commerci all'ingrosso legati alle costruzioni. Ho capito. Per esempio, le cartolerie, librerie e negozi per bambini che in Piemonte erano stati sospesi, adesso oggi dal 4 di maggio possono ripartire. Senta, si poteva fare un tentativo per le scuole, secondo lei, come è stato fatto in Francia, dove ieri il premier francese Philippe ha annunciato la ripresa per le scuole, tenendo un principio chiaro che se ritornano i contagi si ritorna nuovamente al lockdown. Volevo sapere poi se questa crisi sta producendo dei disoccupati. Si è detto che nessuno verrà lasciato solo, volevo sapere se poi qualcuno solo c'è rimasto davvero. Sì, allora, diciamo che più che per le scuole io avrei visto non una riapertura così, perché quello che dobbiamo cercare di capire è che non possiamo tornare alla situazione precedente al virus. Perché non possiamo tornarci? Perché il virus non è sparito, non è finita una guerra e inizia la ricostruzione. Quindi in queste settimane bisognava analizzare le criticità della riapertura e vedere nido, asili, scuole elementari, e lì mi sarei fermato,
come riuscire a riaprirle, ma in un modo diverso, in modo in sicurezza, perché il timore che ho io da sindaco è che poi i bambini da qualche parte devono essere lasciati per iniziare a lavorare. E il risultato qual è? Il risultato è che la gente a quel punto li porta dai nonni, e i nonni sono le categorie più a rischio. Quindi a me piace sempre organizzare le cose, prevedere con anticipo le cose. Quindi qui io sto vedendo un governo che rincorre il problema, quindi dice riapro, ma se poi ripartono i contagi, ma noi dobbiamo far sì che non ripartano i contagi, e per far sì che non ripartano i contagi noi dobbiamo prevedere tutte le ipotesi, noi dobbiamo prevedere tutte le ipotesi e a quel punto cercare di governare il problema. Ecco, sul tema dei bambini che possono in teoria infettare i nonni, io non vedo nessuna previsione da parte del governo. Ovviamente non vedo neanche, mi parlava giustamente dei disoccupati, io vedo una crisi terribile che si sta veramente abbattendo sul nostro paese. Non si è parlato di turismo, non si è parlato di tutto quello che è l'indotto del turismo e anche le linee guida per cui pensare un domani di riaprire. Cioè è tutto molto lasciato al caso, devo dire. Poi noi ci adeguiamo, cerchiamo di sopperire a eventuali mancanze, come vedete io, soprattutto i sindaci della Lega hanno questo approccio di cercare di prevedere anche le difficoltà, però diciamo che in questo momento la gente ha bisogno di soldi a fondo perduto, quindi l'helicopter money, ha bisogno di non indebitarsi pagando interessi per ripartire, e se si devono indebitare che almeno siano pratiche facili, veloci, senza problemi. Se non si fa così non andiamo da nessuna parte. Senta, le volevo chiedere se qualche regione volesse fare per conto suo in un momento di particolare disperazione. Adesso so che il Piemonte non naviga in buone acque, la situazione del Piemonte è paragonabile un po' a quella della Lombardia, anche se l'emergenza è leggermente minore. Volevo chiederle, insomma, se le regioni possono fare davvero qualche cosa, oppure se poi il prefetto in base al DPCM può bloccare tutto. Ma allora diciamo che i territori sono un po' tutti diversificati. Per esempio in Piemonte c'è qualche timore forse per la zona di Torino, però per esempio nelle nostre zone abbiamo meno criticità. Però con questo non si vuole dire che bisogna avere meno attenzione, assolutamente. Tenete in considerazione che noi abbiamo dei valori in questo momento molto, molto alti di infezione, ma per la questione case di riposo, cioè hanno fatto i tamponi in 700 case di riposo, tra cui nelle nostre zone dappertutto, e purtroppo molte case di riposo sono risultate con tantissimi infetti, sia per ciò che riguarda gli ospiti che per ciò che riguarda gli operatori. Ecco, però io non critico tendenzialmente il fatto di aprire, non aprire, eccetera. Io mi adeguo anche. Mi piacerebbe vedere una strategia, mi piacerebbe vedere che si pensa a far ripartire le attività economiche dandogli soldi, perché tra un po' la gente non paga le bollette dell'Enel, non paga le bollette del riscaldamento, non paga l'acqua, non paga l'IMU, non paga l'affitto, non paga i mutui, e veramente è una situazione terribile dal punto di vista economico. Quindi bisogna cercare di avere una strategia globale. Quello che non si vede è la strategia globale. Sì. Senta, le volevo chiedere questo. Lei è rimasto sorpreso un po' dal comportamento generale di Conte. Immagino che lei nel precedente governo abbia avuto modo di conoscerlo, di interloquire con lui, con gli esponenti del governo. Che idea si è fatta sul comportamento istituzionale di Conte? Ma guardi, diciamo, istituzionalmente diciamo che in molti momenti
non mi è piaciuto, ma non vorrei neanche entrare in cose tutto sommato in polemiche sterili. Quello che, su cui io mi sento veramente di essere negativo nei confronti di Conte è perché, cioè, io non posso dimenticare il 27 di gennaio dalla Gruber che le fa giustamente la domanda: ma noi siamo pronti? E poi lui dice sì, siamo prontissimi, e poi scopriamo che non abbiamo mascherine, non abbiamo i saturimetri. I saturimetri sono molto importanti, sono stati molto importanti, non li abbiamo avuti, e addirittura noi come comune abbiamo preso dei saturimetri e li abbiamo dati ai pazienti. Perché? Perché questo era molto importante. Cioè, io onestamente mi sento di dire che quell'immagine del 27 di gennaio di Conte che tranquillizza tutti e dice siamo pronti, per me è un ricordo che rimarrà indelebile, indelebile sapendo di amici che abbiamo perso. Abbiamo perso dottori, medici che sono stati mandati senza mascherine, senza occhiali, senza camici, a volte anche senza medicine, e la quantità di tamponi che ci mancavano. Quindi io dico, ecco, io ho quell'immagine lì, onestamente. Poi, col senno di poi, siamo bravi tutti, e quindi anche a criticare, eccetera, eccetera. Però, diciamo, io ho paura, molta paura, che come si è sottovalutata la questione, diciamo, sanitaria in qualche modo, sottovaluti la questione economica, perché se falliscono tante imprese, tanta gente rimane a casa, tante famiglie non hanno il posto di lavoro, e poi sono grandi dolori. E allora, quando diciamo non lasciamo indietro nessuno, non deve essere una sterile parola, ognuno si deve tirar su le maniche, noi sindaci a tirar fuori i soldi e aiutare la gente, aiutare tutti. Bene, io la ringrazio molto per la disponibilità che ci ha accordato per questa intervista. Ringrazio il sindaco di Arona e vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, Alberto Gusmeroli, della Lega. Grazie ancora, onorevole. Grazie.